Salento, sud della Puglia. In questi luoghi la famiglia Conversano si occupa di agricoltura da generazioni. Simona, la mamma della famiglia, ci preparerà un piatto a base di verdure usando la maionese QP, che ben si accompagni ai vini di questa zona. Qui si produce vino con uva negro amaro. È un'uva particolare, che si adatta anche a zone con poche precipitazioni e cresce sfruttando le acque sotterranee. Questa volta abbiamo scelto il vino rosé della casa vinicola Scola Sarmenti, gestita da un amico della famiglia Conversano. La particolarità del Salento che lo fa distinguere rispetto ad altre regioni d'Italia è la produzione del vino rosato, che viene in particolare fatto prodotto dalle uve di Negroamaro. È un metodo tradizionale di lavorazione, quindi queste uve rosse che vengono vinificate in rosso e il giorno dopo viene fatta la svinatura e viene preso il fiore che si lascia fermentare per alcuni giorni. Simona ci preparerà un piatto da abbinare a questo vino. Tagliamo patate, pomodori, cipolle e aggiungiamo capperi e olive. Non appena aggiunto l'olio d'oliva, entra in scena la maionese QP. Simona, come le sembra la maionese QP? Ha la sensazione di aceto, si sente molto, l'aceto è molto buono. Ogni tanto mettiamo anche delle uova sode all'interno di questa insalata, per cui credo che sia il giusto ingrediente per poterla definire un'ottima insalata. In giardino la tavola è apparecchiata, ci sediamo con tutta la famiglia. Ci ha raggiunti anche la famiglia del signor Calabrese, proprietario della casa vinicola. E questa è la mitica insalata di patate con la maionese. Cin cin alla cuoca! Cin, moglie, cin. Durante il pasto si sentono le note della pizzica, la musica tradizionale di questa zona. Corpo e natura cominciano a muoversi in armonia. Le risate risuonano in queste terre di campagna. Anche oggi abbiamo trascorso una felice giornata intorno alla tavola.